Buonasera e ben ritrovati. Come si attrezzano le scuole di Caltagirone a reagire alla sfida positiva della mondializzazione, della globalizzazione e della modernità che è in atto nel nostro paese e soprattutto nei territori apparentemente più emarginati, racchiudendosi attorno alle proprie certezze o proiettandosi coraggiosamente in avanti per tentare di comprendere quello che accade nel mondo, in che misura affrontarlo e con quali valori ripresentarsi di fronte ad un'opinione pubblica che cerca disperatamente nuove certezze e nuove ragioni di esistenza. È quello che si è posto il liceo scientifico statale Ettore Majorana di Caltagirone attraverso un atto di indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione del piano triennale dell'offerta formativa, ex articolo 3, comma 14 della legge numero 107 del 2015. Ne parliamo con tre esponenti della scuola del liceo Majorana che hanno partecipato attivamente a questa elaborazione. E precisamente con il professor Farinato Salvatore, collaboratore del dirigente scolastico, con la professoressa De Francisci Gaetana, referente continuità orientamento, alleanza scuola e lavoro e docente di lettere, nonché addetta alle funzioni strumentali dell'area 3, e con il professor Visaloco Antonino, docente di lingua inglese, funzione strumentale 3 e referente viaggi di istruzione e globalizzazione. 3 significa area 3. Intanto grazie per essere qui presenti a discutere di questo importante atto di indirizzo che è stato espresso dalla vostra scuola, che sta a significare un atto di coraggio, come dicevo prima, per quanto riguarda la modernizzazione che in qualche misura ci assedia costantemente. Professor Farinato, che lei è il diretto collaboratore del dirigente scolastico, cosa sta a significare? Quali sono i punti fondamentali di questo atto di indirizzo e in che misura si approccia alle sfide di cui parlavo prima? Buonasera, grazie intanto per l'invito, la sua disponibilità, l'emittente che mette a disposizione questo spazio. Il liceo scientifico da sempre ha una sua identità, una sua tradizione culturale nella formazione dei degli alunni, degli allievi di questa città e di questo territorio e ha sempre come obiettivo quello dell'eccellenza e della qualità della formazione di questi studenti che nel corso hanno dimostrato come, attraverso un'indagine fatta dall'Università di Catania, hanno affrontato dei percorsi universitari del mondo delle imprese, del lavoro, sempre vantando una grande qualità della loro formazione. Oggi la legge 107 del 2015 ci chiama anche a farci carico di quelle che sono le istanze della modernità, della globalizzazione del nostro tempo, in poche parole. E allora il liceo, forte di quelli che sono gli assi culturali che l'hanno contraddistinta in questi anni, adesso si apre a un'interlocuzione attiva col territorio, con i portatori di interessi presenti, perché vuole sicuramente rilanciare il liceo, aperto anche alle istanze e alle innovazioni che la cultura del nostro tempo ci pone. E allora un lavoro veramente sinergico ha messo in campo una pianificazione dell'offerta formativa ed ha coinvolto i docenti nelle sue articolazioni, ha coinvolto i rappresentanti dei genitori, degli alunni e anche del territorio nelle sue diverse sfaccettature e disparate impegni e categorie. Per cui alla fine siamo arrivati alla stesura di questo piano triennale, rilanciando. 2014-2017? Sì, questo era quello che il dirigente aveva predisposto già l'anno scorso. Nella integrazione che succede a quello, ha predisposto un Integrazione, sì. piano triennale che vedrà la scuola impegnata dal 2016 al 2019. In questa triennalità, il liceo scientifico, che già si caratterizza per il suo indirizzo, ha mantenuto forte I quell'identità, tradizionali punti i d'appoggio. tradizionali punti d'appoggio, le materie, le discipline, inserendo delle innovazioni per quanto riguarda alcune discipline che trovano e hanno trovato riscontro nelle richieste del territorio. Per esempio, il liceo scientifico si doterà di alcune innovazioni per quanto riguarda l'insegnamento delle discipline giuridiche e economiche per il primo biennio. E sarà fatto in maniera laboratoriale e modulare, senza quindi dare un carico in più di lavoro agli studenti, e poi anche il potenziamento della lingua inglese per conseguire le certificazioni che oggi tutta l'Europa ci chiede. Addirittura in certe scuole del Sì. nord, le conferenze sono espresse
esclusivamente in lingua inglese. Chi lo vuole capire le capisce, altrimenti questo è un gap, un handicap che ci costa estremamente caro, soprattutto nel sud, nei confronti della concorrenza internazionale dei fatti culturali. Quindi mi sembra positivo questo aspetto. Questo molto positivo, poi di questo ulteriormente approfondirà il professore Visalogo quando ci parlerà, certo, di internazionalizzazione. E oltre a questo, quindi fare una didattica laboratoriale per l'inglese che permetta non solo di studiare i contenuti, la grammatica, la morfologia di una lingua, ma che permetta ai nostri studenti veramente, attraverso anche delle esperienze all'estero, di parlare questa lingua nei suoi assi culturali, nei suoi aspetti, e poter essere spendibile poi in un impegno sociale e civile dei nostri allievi. Un'altra innovazione per quanto riguarda il liceo tradizionale è quello dell'introduzione della lingua francese, che accompagna tutti quei ragazzi che provengono dalle scuole medie, per chiudere quel percorso rilasciando una certificazione anche di questo. Noi, oltre al liceo scientifico, da un anno abbiamo avuto anche l'autorizzazione da parte dell'Ufficio Regionale Scolastico della Sicilia di aprire il liceo scientifico opzioni scienze applicate. Anche qui abbiamo visto e abbiamo riscontrato che il territorio ha ben accolto questa apertura, abbiamo già 4 prime, abbiamo aggiunto, avvalorando quello che già era il percorso di questa impostazione liceale, con l'informatica. Già c'era l'informatica, però anche questa sarà fatta in maniera laboratoriale, studiando i linguaggi dell'informatica, studiando anche le forme artistiche dell'informatica e il design dell'informatica. E poi anche qui il potenziamento della lingua inglese. Abbiamo anche in corso, in itinere, l'approvazione del liceo scientifico sportivo, quello è ancora alla regione per il suo iter definitivo. Lì non abbiamo voluto ritoccare nulla, perché già lì è previsto in questo indirizzo che ci sia anche un'interlocuzione col territorio per eventuali corsi proprio delle discipline sportive, e quindi saremo chiamati a istituire dei corsi ad hoc con dei protocolli. Tra l'altro, dai risultati invalsi relativi a 2 anni fa, la vostra scuola risulta abbastanza proiettata in avanti, sì, sui risultati che ha conseguito. I risultati dell'Invalsi ci hanno premiato, infatti la nostra scuola, per quanto riguarda le competenze in italiano e in matematica, ci hanno visti come una delle scuole che, rispetto alla media regionale e al sud d'Italia, la superiamo di almeno 2 punti in italiano e 3 di matematica. Questo significa che il lavoro fatto dai docenti, dai ragazzi, in maniera sinergica, proprio da tutti i punti di vista, ha premiato questo lavoro. E nonostante questo, noi ci siamo, come dire, in questo piano stiamo anche prevedendo un potenziamento per quel che riguarda la scienza, perché il liceo scientifico si contraddistingue per le sue due ali, il sapere umanistico e quello scientifico. E allora è cura di questo liceo introdurre e rinnovare un sapere umanistico che viene richiesto da più parti del mondo, che tenga conto della dignità umana, dei diritti, degli incontri con altri popoli, molto attuale, e poi soprattutto anche la capacità che i nostri ragazzi debbono avere nel mondo del lavoro di spendere il loro sapere scientifico. Quindi non si tratta più di trasmettere nozioni e contenuti, ma anche di riuscire a trarre da questi ragazzi delle competenze. E infatti in questo senso, in questa direzione, e questo ci parlerà poi la professoressa De Francisci per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro, per noi l'alternanza scuola-lavoro significa intraprendere delle interlocuzioni con l'università e con tutte quelle agenzie che del sapere scientifico propongono, attraverso i linguaggi informatici, delle innovazioni, perché noi tentiamo di offrire ai nostri ragazzi quello che è un apprendimento, insegnamento che vada in una direzione spendibile di queste competenze. Sul piano occupazionale. Quindi vogliamo ancora stare al passo con l'inserimento all'interno delle strutture di lavoro, che purtroppo in Sicilia hanno una carenza ormai piuttosto cronica. Esatto. Bene, professor Farinato, grazie per questa sua introduzione alle linee generali del progetto, dell'atto di indirizzo. Entriamo nello specifico. Professor Visalocco Antonino, docente di lingua, il problema della internazionalizzazione, viaggi studio, scambi culturali, progetti Erasmus, cosa sta a significare questo atto di indirizzo all'interno di queste strutture che vi state creando? Beh, significa tanto,
e significa anche traghettare la scuola verso un mondo che è assolutamente utile, indispensabile, un mondo che ci apre verso l'Europa e ci apre soprattutto verso il mondo. Questa scuola è particolarmente fertile da questo punto di vista, perché ci siamo accorti che vero è che il territorio è importante, ma incomincia a essere un po' piccolo per i nostri ragazzi. Le sfide vengono esattamente, esattamente. E allora dall'esperienza poi nasce anche una certa fattibilità. Per esempio quest'anno le famiglie, le ringrazio tantissimo, le incontrerò lunedì sera, hanno reagito benissimo per esempio alla proposta del viaggio studi a Dublino. 71 ragazzi, quindi una cosa veramente bella, andranno a Dublino a studiare l'inglese, a conoscere un mondo nuovo, una civiltà nuova. Certo. La scuola ha anche svolto scambi con gli Stati Uniti, un'altra cosa bellissima. Gli americani sono venuti qua, i nostri studenti sono andati là, sono andati a conoscere un mondo assolutamente nuovo. Non confini, ma... Assolutamente sì. Ma esattamente, dialogo. Esattamente. Non solo, ma l'esperienza li ha arricchiti in maniera assolutamente positiva. Devo dire anche per l'internazionalizzazione che ci stiamo adattando a un nuovo sistema di comunicazione che è la piattaforma Twinning. Questa è una cosa bellissima perché è il più grande, la più grande piattaforma educativa che noi possiamo avere. Si pensi che abbiamo la possibilità di contattare circa 355.000 docenti. Abbiamo una progettualità di circa 470.000 progetti e la possibilità di interagire con 155.000 scuole europee. Insomma, non si può dire che siamo provinciali. Siamo niente. La necessità di questa grande riforma nasce proprio da questi bisogni. Consideriamo per esempio che l'anno scorso noi per la prima volta la scuola ha fatto un progetto che si chiama, ovviamente solo in lingua inglese perché la comunicazione veicolare poi è quella, i miti oggi. Quel progetto tendeva ad avvicinare molto i ragazzi che studiano la civiltà latina e la lingua latina attraverso la mitologia greca e la mitologia romana. Si sono inventate, hanno creato delle cose bellissime prendendo spunti chiave per esempio dai mosaici di Piazza Armerina, dove noi abbiamo le fatiche di Ercole, dove abbiamo una scena bellissima di Ulisse che offre al ciclope Polifemo questa grande tazza di vino, una cosa bellissima. Ma una cosa che si adatta al territorio particolarmente è stato un secondo progetto che ha avuto due riconoscimenti. Un riconoscimento nazionale con il Quality Label, l'Agenzia Nazionale ce l'ha dato, e un riconoscimento europeo. Con grande soddisfazione dei ragazzi, non abbiamo avuto soldi, ma abbiamo avuto tanto piacere nel farlo. Ecco, questa la globalizzazione, l'internazionalizzazione diventa sicuramente una cosa importante. L'Erasmus, Erasmus Plus, la scuola parteciperà a un progetto Erasmus con azione K2 e K1, quindi riferito sia a docenti nella mobilità e a scambi anche con ragazzi europei. È un progetto che, lo devo dire in inglese, si chiama Healthy School, Healthy Cities, cioè scuole sane, città sane. Noi possiamo avere delle scuole sane se abbiamo città sane e la città sana produce la scuola sana. Questo cosa vuol dire? Che è un progetto che è cross-curricular, cioè un progetto che è trasversale per tante discipline. Abbiamo educazione all'alimentazione, quindi coinvolgeremo i docenti di scienze, tutto rigorosamente in lingua inglese. Sì. Abbiamo l'azienda sanitaria, l'ospedale che verrà coinvolto, abbiamo lo sport. Cade appunto, come diceva il professore Farinato, la scelta del liceo sportivo è una cosa assolutamente innovativa per il territorio. Quindi noi abbiamo tantissime cose da fare. Certificazione Cambridge. Questa è bellissima perché da qualche anno a questa parte, credo che la cosa risalga intorno al 2006-2007, quando per la prima volta furono introdotti i PON nel liceo scientifico di Caltagirone, la certificazione Cambridge ha trovato la massima
applicazione proprio nella nostra scuola. I ragazzi hanno fatto corsi PON di inglese assolutamente gratuiti, perché l'Europa, ecco, è servita anche a questo, e hanno ottenuto certificazione Cambridge di valore spendibile. Ma voglio dire una cosa, poi magari concludo, che in questi giorni è arrivata una comunicazione da parte del Ministero e dell'Ufficio Scolastico Regionale per quanto riguarda i livelli di competenza linguistica riferita alle terze classi, ragazzi volontari che si sottoporranno a questo test linguistico e che comunque avranno la possibilità di essere valutati con tre tipi di certificazione diverse. Questa è una cosa straordinaria. Abbiamo la certificazione IF, che è proprio l'ente che organizza proprio il test, abbiamo la certificazione TOEFL, che è quella certificazione che serve per i test di ammissione nelle università straniere, e poi abbiamo la certificazione IELTS. Quindi i ragazzi che si sottoporranno a questo test avranno tre tipi di certificazione, che è molto ma molto importante. Professor Pisarocco, tra l'altro, che bel piacere leggere in inglese Shakespeare direttamente, visto che siamo in tema del 400° anniversario della scomparsa. E questa è la cosa bella. Noi tenteremo anche di fare. Questa è un'occasione da non perdere. Tenteremo anche, tanto per stare all'interno della buona scuola, della 107, di usare un modello di didattica operativo che ci permetta proprio di sviluppare delle attività laboratoriali e di problem solving. Quindi noi cercheremo anche di portare proprio nel vivo della sua essenza la drammatizzazione. Penso che magari, forse parlando di Open Day, ci sarà forse un qualcosa che richiamerà il latino, ma non voglio togliere la sorpresa ai genitori che verranno a trovarci il 13 di febbraio. Grazie professor Pisarocco per il suo intervento. Professoressa Gaetana De Francisci, docente di lettere. Il problema alternanza scuola-lavoro, orientamento, continuità. Intanto la ringrazio per questa opportunità che in qualche modo può proporre in qualche modo al territorio quella che è l'azione riferita alla continuità e all'orientamento. Forte della tradizione che il nostro liceo in qualche modo negli anni ha costruito, quindi la sua qualità, indubbiamente, come lei sosteneva, così come i colleghi, è chiaro che il cambiamento lo si legge attraverso quelle azioni che il liceo implementerà e sta già implementando rispetto alla voglia di costruire questo cambiamento per mezzo, diciamo, dei nostri alunni, che nel concetto proprio di scelta, e in qualche modo qui parliamo di scelta e motivazione alla scelta riferita appunto alla formazione universitaria, riferita appunto alla professione nella quale loro si troveranno a vivere nel prossimo futuro, ecco che in qualche modo ci siamo posti la questione dell'alternanza scuola-lavoro che la 107 ci chiama a realizzare con un monte ore obbligatorio che i ragazzi a partire da questo anno scolastico appunto 2015-2016 dovranno realizzare a classi terze appunto del nostro liceo. Ci siamo posti un interrogativo, abbiamo dato una risposta che ci sembra essere la più congeniale all'indirizzo del nostro liceo scientifico, un istituto nel quale l'area umanistica e l'area scientifica vengono coniugate per un sapere che possa essere spendibile, perché siamo assolutamente convinti che è sul sapere che i ragazzi affronteranno le sfide del futuro. Abbiamo chiesto il contributo dell'Università di Catania, il COF, che ci ha in qualche modo e ci ha supportato e ci continuerà a supportare, e abbiamo costruito una rete fondamentalmente di azioni in alternanza scuola-lavoro sul piano motivazionale, la scelta è vocazionale. È chiaro che il liceo non può costruire un'alternanza di tipo appunto professionalizzante, perché non è un istituto appunto a questo obiettivo, ma permettere al ragazzo di scoprire la propria vocazione, e quella appunto in qualche modo questo è appunto l'obiettivo. Attuino un loro progetto di formazione personale e professionale, sostenendo un processo continuo di sostegno agli individui per l'intero arco della vita. Sì, difatti ci agganciamo proprio al CM43 in riferimento al piano nazionale di orientamento per un insegnamento che appunto è un apprendimento per l'intero arco della vita. È chiaro che parlare di educazione permanente, poi fondamentalmente questa la volontà e l'azione, punta a un obiettivo, a una competenza fondamentale: imparare
ad imparare, perché in questo modo che si può spendere il sapere che il liceo può, offre nel corso dei 5 anni. Tornando all'alternanza, volevo sottolineare, così come già il collega Farinato ha proposto, questa rete che è stata costruita col territorio. Abbiamo costruito dei pacchetti di alternanza scuola-lavoro che vedranno i nostri alunni protagonisti in qualche modo in questa azione attraverso momenti di formazione con varie categorie, perché abbiamo costruito un rapporto stretto con l'Università di Catania, abbiamo costruito un impegno forte con i medici di base, l'associazione FMG dei medici di base, con il territorio, musei comunale, biblioteca comunale, con momenti di didattica laboratoriale, prima a scuola per poi passare presso le università. Parliamo ad esempio per quanto riguarda lo specifico il viaggio studio a Bologna, il viaggio studio a Dublino, di cui poc'anzi il collega ha parlato, il quale si situa anche dentro l'alternanza scuola-lavoro. Abbiamo dialogato con l'ASP di Catania, con studi privati, associazioni di categoria, medici, professionisti, con l'associazione ISPAR, MAC per il volontariato e i servizi. In qualche modo stiamo guardando al nostro alunno in tutte le sue dimensioni, che sono appunto quelle che, ripeto, caratterizzano poi l'aspetto vocazionale dei nostri alunni, quindi la motivazione, quindi alla scelta rispetto ai propri interessi, alla propria vocazione. Ma questo indirizzo è coerente con le risorse di cui dispone il liceo scientifico Maiorana? Bene, assolutamente sì, perché la competenza dei nostri professori, dei nostri docenti, in qualche modo ci ha permesso di sostenere queste scelte. Un momento in cui un po' tutti piangono cassa. Bene, veda, l'azione che abbiamo costruito è un'azione alla quale guarda alle risorse interne, e quindi i nostri docenti che saranno tutor e collaboreranno e dialogheranno con i tutor delle singoli enti che abbiamo in qualche modo contattato, che ci hanno dato la loro disponibilità. Abbiamo peraltro, e quindi ecco, da una parte le competenze e le risorse interne, dall'altra parte un territorio che si è aperto, si è reso disponibile a questa azione. Peraltro volevo sottolineare un altro aspetto fondamentale: le famiglie che abbiamo incontrato, che ci hanno suggerito, ci hanno supportato anche a questa costruzione di progettualità, quindi condiviso anche con le famiglie e il territorio. Veda, l'azione di orientamento in cui si situa l'alternanza scuola-lavoro è un'azione fondamentale, che è compito della scuola. E come della scuola, perché fondamentalmente orientare un alunno, orientare un ragazzo, vuol dire in qualche modo dare a questi la possibilità di costruire un'identità personale che va letta nella dimensione umana sicuramente, formativa certamente, professionale successivamente. E il dialogo che noi abbiamo aperto con l'università, ma che parte anche dal dialogo che abbiamo aperto da anni con gli istituti comprensivi, con i quali dialoghiamo e in qualche modo costruiamo progetti di continuità. E i nostri ragazzi arrivano al primo anno, i nostri alunni appunto del primo anno arrivano in qualche modo non solo con un'informazione di quella che è l'attività che svolgeranno presso il nostro liceo, e cioè parliamo di un'azione informativa, orientativa e informativa, ma vengono anche curati dal punto di vista proprio formativo. Tanto per dirle, a breve con la rivoluzione copernicana, sì, e mi chiedo come reagisce lo studente a fronte di questa innovazione così radicale, se vogliamo. Bene, i ragazzi reagiscono benissimo, accolgono queste proposte, queste offerte, tant'è che, come le dicevo, a breve, nei prossimi giorni, noi avremo gruppi di alunni provenienti dagli istituti comprensivi del territorio del Calatino e dei paesi limitrofi appunto, i quali verranno a vivere un giorno al liceo attraverso un'azione curata e dedicata agli stessi alunni che parteciperanno a questa azione dentro i nostri laboratori, dentro appunto le nostre aule, cioè sperimentare quella che è l'azione didattica e formativa del nostro liceo, il che vuol dire che questa iscrizione al nostro istituto è in qualche modo sostenuta fortemente da un'azione pedagogica, perché noi dialoghiamo con le famiglie, con gli alunni, con i docenti degli istituti comprensivi.
e di conseguenza portiamo i nostri alunni nel nostro liceo forti di questa nostra tradizione, di questa nostra qualità. Molti punti di riflessione, infatti, sorgono dalle parole che state dicendo. Mi sembra che volevate aggiungere qualcos'altro ancora. Io volevo, riallacciando un attimino al discorso alternanza scuola-lavoro, abbiamo avuto proprio in questi giorni il primo esperimento. È stato fatto un progetto che si chiama IMUN, Italian Model United Nations. Ci sono stati 15 ragazzi che hanno dato l'adesione per andare a Catania a lavorare su questa cosa, che ha prodotto naturalmente una certificazione che è assolutamente valida per l'alternanza scuola-lavoro. Come hanno reagito i ragazzi? Beh, al primo impatto questo era un progetto che si faceva solo in lingua inglese, che rispecchiava una sessione dell'ONU, delle Nazioni Unite. E si sono incontrati con altri colleghi di altre scuole e i nostri erano addirittura sotto panico, avevano paura perché c'è stato un primo giorno di formazione e poi il corso vero e proprio che è durato 3 giorni, dal 25 al 27 gennaio. Ebbene, io assolutamente lo voglio dire, mi congratulo con gli studenti della terza F, della quarta D e della quarta E che hanno partecipato, manifestando un entusiasmo assolutamente un'immersione piena, straordinario, straordinario, perché si sono sentiti veramente parte del mondo e hanno fatto una cosa utile che ricade sull'alternanza scuola-lavoro. Sì, infatti questo è un elemento decisivo perché il progetto possa continuare nella sua fase avanzante di realizzazione. Altrimenti, ma non solo diciamo dal punto di vista della globalizzazione, ma anche dal punto di vista del territorio, perché come ha detto la collega De Francisci, molte sono stati gli enti e le associazioni che hanno dato questa loro disponibilità. A questo proposito volevo sottolineare, in riferimento anche all'innovazione, parliamo appunto del linguaggio digitale che caratterizza il nostro liceo con l'implementazione peraltro di classi 2.0, 3.0. Uno dei, diciamo, degli enti con i quali abbiamo dialogato e dialogheremo nei prossimi anni nel TOF attraverso questa progettualità, facciamo riferimento a un'azione di start-up, cioè puntiamo a logiche innovative che proiettano i nostri ragazzi dentro gli incubatori di idee, il che vuol dire in qualche modo leggere appunto il futuro, leggere questo futuro che già i nostri ragazzi in qualche modo vivono perché collegati al mondo, perché dentro il mondo, nelle loro forme appunto che sono quelle della comunicazione digitale, con appunto i sistemi che i ragazzi conoscono e che usano quotidianamente. Allora costruire per loro un futuro passando attraverso quel linguaggio a loro noto, e quindi poi puntare alle start-up, agli incubatori di idee, vuol dire in qualche modo rendere al ragazzo in qualche modo un servizio, come il nostro liceo farà nei prossimi anni, che incontra i loro interessi, che certamente li sostiene, li motiva e li realizza. Bene, professor Farinato, sì. Spunti conclusivi di questo colloquio così interessante. Lei poco fa diceva il discorso delle risorse e di come i nostri studenti sono compatibili, reagiscono a queste innovazioni, esatto, sì, a queste tradizioni. Ma la legge 104 sicuramente non è un punto di arrivo, ma è un cantiere delle scuole. Sta chiamando l'Italia a una riforma che inizi, è un processo che sta iniziando e che sicuramente vuole andare in due direzioni. Una, formare delle persone umane che abbiano i valori della cultura europea, che sappiano leggere e criticare la realtà e abbiano anche delle competenze scientifiche spendibili che vadano incontro e nella direzione di cui diceva il professore Visaloco, nella internazionalizzazione, nella conoscenza delle lingue, ma poi soprattutto che abbiano un aggancio immediato con la realtà. Io di questo devo ringraziare il dirigente scolastico, il professore Turrisi, che ha rilanciato questo liceo forte di quella e ha mantenuto quella che è la sua tradizione culturale, però ha guidato, ha come dire proposto ai docenti di innovare in alcuni punti il piano dell'offerta. Un corpo docenti che si è veramente speso nei dipartimenti disciplinari, nel collegio dei docenti, nei consigli di classe, gli alunni nei loro organi rappresentativi, ma poi soprattutto una grande partecipazione dei genitori e delle famiglie che con i loro suggerimenti preziosi veramente stanno facendo di questo liceo una comunità scolastica che va incontro alle novità di questo tempo. Quindi io posso concludere dicendo
a chi vive in questa città, in questo territorio, di puntare ancora ad un liceo che forma i ragazzi in qualsiasi percorso universitario e che offre ai ragazzi anche quegli elementi per diventare cittadini attivi, perché di questo abbiamo bisogno, che parlino il linguaggio della legalità e dell'educazione e del rispetto, ma che sappiano anche spendere le loro conoscenze. Leggevo, una scuola di qualità seria e rigorosa, con se stessa e con gli studenti, attenta al processo di apprendimento. Attenta ai processi di apprendimento che si, come dire, creano nelle reti brevi della scuola, della comunità, ma che sappiano anche avere una prospettiva che vada oltre. Noi siamo chiamati tutti, i docenti, tutta la comunità scolastica, a guardare avanti, a progettare in quella linea che da tanto tempo noi gridiamo a questa riforma della scuola. Non diciamo che la 107 è un punto d'arrivo, ma sicuramente è un'occasione per iniziare questo rinnovamento delle scuole. Bene, vi ringrazio per il contributo che ci avete offerto. Un augurio e un saluto alla comunità scolastica del liceo scientifico Grazie. Maiorana, al suo dirigente scolastico professor Turrisi, e un grosso in bocca al lupo. Grazie alla professoressa. Grazie a voi per l'ospedale. Al professor Farinato Salvatore e al professor Visaloco Antonino. Grazie a tutti e soprattutto a voi che ci avete seguito da casa. Un saluto di fine settimana. Buonasera.